Benvenuti avventurieri, oggi siamo qui con la seconda sessione della campagna Elaim. Come potete vedere non siamo dal vivo, ma a causa dell'evolversi della pandemia ci siamo ritrovati per ora a farle online. Speriamo di ripartire presto dal vivo, ma non dipende da noi, ecco, ci dispiace un po'. E adesso diamo la parola al nostro master per il riassunto. Riassunto, giusto? Sì. Beh, allora, intanto consiglio a tutti quelli che arrivano su questo video di andare a vedere il video prima. Esatto. Perché ha senso. E non è per fare views gratis, eh. No, no. È soltanto E per beh, è una un... storia, insomma. Per, Ha esatto, senso che uno per guardi l'inizio. tutti gli episodi. Esatto. Per completezza. Ok. La sessione scorsa, cosa è successo? È successo che vi siete trovati tutti insieme all'interno di questa tenda, dove questo grande veggente di nome Alazzi, da quello che avete capito, sarebbe potuto in grado, avrebbe potuto aiutarvi nei vostri problemi vostri problemi. Ognuno di voi aveva dei problemi specifici, che un medium specializzato poteva aiutarvi. Il fatto è questo: mentre stavate in fila, calmamente, la tenda è stata attaccata da dei troll e da dei lupi. Siete stati buttati giù dai lupi e hanno rapito il grande veggente Alarzi. Dopodiché, il suo assistente Halfling vi ha chiesto di dargli una mano a ricercarlo in cambio di vitto e alloggio in eventuale lettura da parte del veggente. Quindi siete partiti prontamente alla ricerca delle tracce del veggente. Mentre appunto stavate cercando le tracce che vi portavano verso le montagne, avete trovato un villaggio devastato appunto da probabilmente gli stessi troll che hanno attaccato la tenda, e avete trovato il villaggio completamente devastato, senza nessuno dentro. L'unica persona che avete trovato era questo uomo svenuto, dove Jared ha deciso, con l'aiuto di Jolros. Jorros, passato un po', ragazzi, Jorros di riportarlo verso la città, mentre aspetta, no, li dico, eh. Mentre Cassandra e Kelt, Esatto. quindi stanno. Penso aspettare, stavate aspettare, giusto? Sì. Comunque stavate cercando ancora un po' di tracce in città, però rimanevate lì, tendenzialmente. Quindi la sessione comincia con Jorros e Jared appena partiti con l'uomo. Com'è che lo portavate? Lo ricordate? Un carretto? No, cos'era? No, No, con tipo. la lettiga, tipo, cioè un coso si trascinava per Sì, lo terra, trascinavate slittina. per terra. Sì. Esatto. E mentre Cassandra e Kelt stanno lì nel paesino, non lo so cosa fate. Cosa fate nel Stavamo paesino? cercando le tracce. Ok. Ah sì, Volevamo arrivare alla città, scaricare il tipo e poi tornare su. eravate un po' arrivate Esatto. a un vicolo cieco quasi, in realtà, almeno il giorno in cui stavate cercando. Quindi, va bene. Quindi, Jared, parto subito da voi. Jared e Jorros siete in viaggio per la città. Per arrivare a quel paesino ci avete messo, quant'era, 3 ore? Se non sbaglio, una cosa del genere. Sì, più o meno. Con questo lettino diciamo che non è la stessa cosa, ce ne mettete un bel po' di più. Un'oretta o 2 di più. A meno che, dipende quanto spediti andate, ecco. Se andate di corsa con dietro la lettiga, potete, eh!
non è consigliato. Perché non c'è la neve per fare come tipo slittino? In alcune parti sì, ma la maggior parte è percorso battuto, quindi... Andiamo nel percorso non battuto e facciamo il slittino. Sì, 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 è bella cosa. Logico, logico. Nelle piste nere. Vabbè, allora andiamo il più spediti possibile, però... Esatto. Non... Comunque... Vi ricordo che non siete ancora, cioè non eravate in montagna ancora, quindi è un terreno pianeggiante, non c'è la discesa vera e propria. Ok. Ci si mette al tempo. Esatto. Ok. E va bene, quindi seguite il percorso, fate... Seguiamo il percorso. Ok. Seguiamo ovviamente il percorso. Considerando anche che non è un posto che si conosce. Esatto. Durante il percorso, appunto, rivedete le scene che avete passato l'ultima volta, quindi zone molto... Tre ore fa. Sì, è una specie di steppa comunque, una specie di steppa comunque, quindi non ci sono particolari escrescenze o altri... Almeno fino a lì non c'erano altri piccoli villaggi o casine. Magari c'è qualche casa qua e là che vedete, ma non sembrano... Ci sono non abitate, qualcuna è abitata probabilmente, però non... sul percorso effettivamente non c'è quasi niente. Cosa? Voi andate dritti verso la città senza cazzi? Come si direbbe? Sì, perché dobbiamo metterci il meno possibile. Esatto. Perché bisogna anche tornare su poi. Ok. E va bene, quindi state andando. Mi tirate un percezione mentre camminate. Ok. Non vale la percezione passiva, eh? No. Va bene. 17. Anch'io. 17. Beh, entrambi un attimo sobbalzate perché sentite l'uomo che sta mugolando qualcosa. Mi avvicino le orecchie, cerco di capire cosa dice. Sembra stia parlando, però sembra in sofferenza, quindi è tipo una cosa... Buon uomo, si calmi, mi dica cosa è successo. È chiaramente addormentato ancora, sembra tipo... Ma c'è qualche parola di conoscenza? C'è tipo gli incubi, praticamente. Sì, in realtà le parole conoscibili senti pericolo, una del genere. Ok. Ma sembra tipo abbia gli incubi? Sì, praticamente sì. Sta delirando, la febbre magari si sta alzando. Dobbiamo andare in fretta. Sì. Muoviamoci. Ok. Voi, c'è della neve. Siamo nel percorso più che altro. Magari prova a coprirlo un po' di più. Ma siete partiti da poco in realtà quando cominciamo a mogolare. Alla fronte quanto calda? Gli sento la fronte. La senti, ma in realtà tira un po' di giorno. Ti dico poi quanto. Guarire? Medicina 2. Nice. Tira uno di dado. Non colpisci nemmeno la fronte. No, senti la temperatura del corpo, però... troppo forte. Oh, potrebbe essere calda. Sembra più calda di quella normale. Oh, sta bollendo! Cioè, ma non riesci a capire... Anche a me. Non riesci a distinguere la temperatura di una normale, in realtà. Fammi sentire cioè, è il calore di un corpo, però boh, ti sai se è caldo. Io ho fatto 5, invece. Dici, vabbè, è caldo come un corpo, forse è troppo caldo, forse è poco caldo, chissà. Prova a controllare la tua, però comunque non ti sembra di... non riesci a distinguere la differenza. Forse ho la febbre anch'io. Siamo tutti per morire. Comunque fa freddo. Forse è bene muoversi e arrivare. Sì, comunque... lo copro di più e poi riprendiamo. Okay. Io prendo un po' di neve. Prendo uno straccio e tipo un fazzoletto e cose del genere e gliela metto tipo sulla fronte a raffreddargli la fronte. Che medico. Okay. grandi va bene. Ok,
dopo un po' di viaggio, cosa vuoi fare, Tibi? E? Ah no, non volevi fare niente, ok. No. Continua a camminare. Gli diamo una tibirina, non lo so, ci sta una tibirina. Non credo. Fare, non si sa nulla. E mentre andate, sentite che ogni tanto vedi che c'ha dei sobbalzi, tipo... Ah, no, niente riconoscibile, però tiratevi percezione per distinguere le parole. 22 temperatura, no, ma le parole. E senti, vabbè, tanto Zazza ti senti, scusa, Jared, senti Jared sono io. Jorros. Io sono Jorros. Jorros. Senti, queste poi si tagliano. Si edita sopra. Sì. Senti, senti tipo appunto... Ah, sangue sporco! È il nome da rapper. Sangue misto. No, senti tipo sangue sporco, aiuto! Mentre tre, Jared, noti che... ti giri e del sangue di cola dagli occhi. Cazzo! Ma che cos'è questo? Cosa? Direi che con i fili di medicina che avete tirato prima non... anche se era una malattia probabilmente non lo sapete. Ma gli esce il sangue dagli occhi. E effettivamente lo noti anche te a questo punto. Ecco cos'era sangue sporco. Pensavo si riferisse... al fatto che siamo, che sono mezz'elfo. Che sei mezz'elfo, no? Okay, senti, no, sì. Aiuto, aiuto, sembra un po' Scooby. Aiuto. E gli pulisco il sangue dagli occhi. Ehi, continua a colare, sembra tipo una fontana. Oh cazzo. Sono di cima. Ma senti, più o meno a metà del percorso, Non so che fare, che facciamo? Che cosa fate? Se vi siete fermati o state continuando ad andare dritto? Certo che siamo fermati. Ah, ok. No. Mentre camminiamo... gli... guardiamo gli occhi. Ma non lo so, non lo so. Potrebbe essere contagioso? Non lo sai. Non sei un esperto medico te? Lo sporco! La valanga! La valanga, sangue sporco. Che è successo? Col sangue si ferma la valanga. Col sangue si ferma la valanga. Tiragli la neve. La neve. Prendo la neve. Faccio, vai. Prendi la neve e la tiri in faccia. Vedi quanto forte gliela tiri? Non tanto. Cioè non è che faccio una bella palla di neve compatta, piglio la neve in... la tira addosso e vedi che continua a agitarsi. La valanga va fermata col sangue, sporco! Sporco di cosa? Non sembra molto responsivo. Perché la valanga si ferma col sangue sporco? Che vuol dire? La valanga si ferma col sangue... aiuto! Aiutateci! Gli metto una benda sugli occhi. Ok. Vabbè, un po' di sangue lo ferma. Ok. Sei rimasto da solo, non c'è nessuna valanga adesso. È letteralmente ancora febbrile, cioè sta lì con gli occhi chiusi che gli cala il sangue. Non sembra molto rispondere alle vostre parole. Forse dobbiamo sbrigarci. Sangue sporco! Aiutateci! Andiamo. Sì, anche se... O forse non... potrebbero essere in pericolo gli altri. Esatto, è più questo che mi preoccupa a me, se ce l'avete ora. E se fosse una specie di veggente... E vedesse nel futuro, perché non c'è nessuna valanga, non c'è il sangue sporco. Magari a televisioni. Sangue sporco. Magari a televisioni. Il suo sangue scioglie la neve. Sì, è più caldo la neve. Sì, un po' lo scioglie.
Comunque, dopo un po' vedi che si... Però ci vorrà un sacco di sangue sciolto, sangue dopo sporco. Un po' vedi che comincia a calmarsi. E ti smetti di sanguinare gli occhi? Piano piano. Però vedi che comunque si legge. Che facciamo? Lo riportiamo in città o torniamo dagli altri? Quando è che siamo partiti? Mi tirate guarigione di nuovo? Ma un'oretta e mezzo. Sì. Madonna, ho fatto... Io ho fatto di nuovo 5. Io 7. Niente. Io credo che quest'uomo non sia malato. No. Ci sta. A me sembra... Anche se non capiamo la malattia, non è malattia. Cosa potrebbe essere? Esce il sangue dagli occhi. Ma sembra che abbia tipo delle visioni. Ehi, ci senti? Non è qualcosa che è già successo, ha semplicemente gli incubi. Comunque ti do schiaffi e sembra come, cioè, sembra proprio che non abbia più. Gli ne trovano sulla fronte. Caldo. Ma sembra vivo? Sembra come prima, quindi un po' febbrile, però boh, così che mi avete fatto, comunque, una cosa che noti, che chiaramente è diversa da prima, ora è molto più freddo il fronte. Però è più fede di prima, adesso. Secondo me non sta È già passata la malissimo. febbre. Esatto, è una cosa strana. Magari te l'ho detto, è un modo suo di avere visioni. Siamo una terra straniera, non conosco questo posto, sembra tutto così strano. Sì, ma no. Questo mi sembra tragico. Cosa? Sì, ma cioè, quello che dice non sono discorsi logici, o sta delirando, oppure, e allora ha bisogno di un medico, oppure sta vedendo il futuro. Perché credi che stia vedendo il futuro? Beh, hai udito di una valanga? No. Non si era udito di valanghe. Magari, in realtà sembravano una valanga i così che hanno preso l'indovino. Esatto, per quello. Ma sembravano, erano e sono già passati dal suo villaggio. Magari lui ha visto questo, vede nel futuro. Mi sa, la cosa per cui ragiono su Vede nel passato. questo. Comunque mi tirate Anche. percezione di nuovo. Vai. Io ho fatto 19. 14. Ok. Poi stavate a parlare lì tra di voi, comunque, non è che stavate lì fissi a guardarlo. Date un occhio, cioè, mi parlate, poi vi cade l'occhio su di lui e notate che è praticamente è morto, chiaramente, ma Morto. tipo congelato, sembra. Ma Sembra tipo sia morto congelato, ma tipo da parecchio tempo. Sai, tipo. Uno trovato in mezzo alla montagna, in mezzo alla neve morto. che Così. dici? Ma è morto. Ma come? Ma fino ad un attimo fa si E muoveva. parlava, ma no, stupido. Ho le visioni io. Ma poi sembra morto da tanto. Lo schiaffeggio. È un Ehi, cadavere, è un pezzo. pigliati. Praticamente tocchi gli ossi. Ma Ok, se lo ma è senti che è morto tu. completamente congelato tra l'altro da tocco, e quindi. Questo È tutto molto strano. Cazzo, Molto ma strano. io Hai l'avevo visto coperto com'è? bene, l'avevo coperto bene, l'avevo coperto bene, vero? Ok, Sì, infatti. non sono in pari alle allucinazioni, l'hai sentito anche te urlare sangue sporco e la roba lì? Ok. Sì, l'ho sentito anch'io, il sangue sporco. Bene. Allora, io direi che Andiamo, lui andiamo rimane avanti. qua. E noi torniamo indietro molto velocemente. Magari se... Vabbè. Cosa? Seppelliamolo sotto la neve. Io non ci voglio avere a che fare più con questo qua. Se tu ci vuoi avere a che fare, io te lo E tra lascio. l'altro una cosa che notate del cadavere è che c'è un'espressione di terrore in faccia, sembra essere morto in mezzo al panico.
che prima non aveva. Tipo... Ok. Ok, è tutto molto strano. Lo scarichiamo nella neve e prendiamo su. Prendiamo lo slittino e ci andiamo su. Ripeterò di nuovo che è piano il terreno, però sì. Facciamo tipo il slittino. No, ma non con lo slittino, lo prendiamo nel senso, ce lo portiamo dietro. Ah, ok. Vabbè, e... no, anche perché poi sarebbe dovuto andare in salita in ogni caso, quindi... Si prende... Andiamo! Si prendono le gambe del tizio e si staccano. E si che cosa? Che stai dicendo? Potrebbe essere la soluzione. Cosa? Ditemi come volete tornare. A piedi come prima, velocemente. Okay. Vabbè, ci mettete l'oretta e mezzo che ci avete messo all'andata. Sì, mi ho fatto... che è sta fase? Sì, avete perso 3 ore della vostra vita. No, è che sono ancora scioccato dalla cosa. Ah, ok. E tanto, Cassandra e Kelt, di cui non sto leggendo i nomi qua al lato. No, assolutamente. Non si nota nemmeno. No. Cassandra e Kelt, siete lì di nuovo al villaggio, ricordo, completamente devastato, la maggior parte delle case aperte in due. E le tracce che avevate seguito finora erano perse. Cosa fate? Chiaramente la montagna, cioè la città non si vede, però incominciano a vedersi bene, cioè siete alle basi della montagna in pratica. C'è un piccolo ruscello che passa lì accanto e sembra la fonte di sostentamento di questo villaggio. Allora, io volevo richiamare Orione, il mio famiglio. Ok, che è? Un corvo. Ok, questo per chiarire. Ok, quindi lanci la magia. Sì, Aspetta che sto scrivendo. Ok, non importa che lancio la magia. Ah, ok. Cioè con già di base. Sì, con un'azione lo richiamo dal suo congedo. Ok. Che tiro fuori il manuale. E sparisce. Però guarda, lascia un bello sfondo. Comunque. Appunto, quindi male non va, dai. Sì, ogni tanto appare roba. Stiamo giocando alla quinta di D&D, giusto per essere chiari. Sì, facciamo pubblicità. Sponsor. Hashtag sponsor. Placement. Sponsorateci. Così ci sponsorizzano tutti. Sponsorizzateci. Quindi Orione, okay. Tranquillamente compare. Ok, mi compare sulla spalla. Scusa. Lo coccolo un po'. Ciao tesoro, tutta carina che coccolo il corvo. Kelt, io, cioè, se mi tieni un attimo d'occhio vado a dare un'occhiata con Orione. Sì. Se okay. Trovo qualche traccia magari dall'alto. Sì, va bene, non è un problema. Ok, allora... entro nei sensi di Orione. Ok. E lo mando a volare per vedere se trovo delle tracce. Va bene. Ha dei bonus a cercare, Orione? Aspetta. Bonus di percezione? A percezione A più 3. Ok, perfetto. E allora il tuo corpo parte, il tuo corpo invece si mette un po'... Vabbè, se ne sta lì. E Orione parte verso il cielo. Vedi appunto tutto parte, tutto questo piccolo villaggio, che comunque effettivamente non è veramente piccolo. Vedi appunto il ruscello che parte, che va verso la montagna, che sale fino alla fonte. E comincia a vedere appunto questa lunga catena montuosa. E vedi il percorso che porta alle basi della montagna. Tira percezione. 13. Ok. Noti che sulla montagna, qua e là, sembra esserci, cioè almeno alle basi della montagna,
a parte il villaggino, vedi che c'era qualche postazione di guardia qua e là, e noti che appunto sulla montagna in cui, quella più vicina in cui siete, la postazione di guardia sembra distrutta tale o quale al villaggio, quindi semplicemente sembra che quello che ha distrutto il villaggio sembra aver distrutto anche questa postazione di guardia. Non sai esattamente di chi sia questa postazione di guardia, non riesci a notare nessuno stendardo, però sembra molto molto messa male. E poi oltre a quello non vedi niente, nient'altro. Ok, allora ritorno in me stessa. Ok. E dopo un po' ritorna anche Orione. Allora, con Orione ho visto che c'è un capanno di guardia, quello più vicino alle montagne, che risulta distrutto. Immagino che siano passati di lì. Cioè, come hai fatto a vedere? Tu non ti sei mossa di qui? Posso vedere tramite gli occhi del mio corvo. Ok. Beh, quindi la torre di guardia, la postazione di guardia è distrutta anche quella? Sì. Ce ne sono altre non distrutte, ma quella sì, quindi immagino che siano andati là. Le altre sembrano essere su altre montagne, eh. Ok. Questa comunque non è una montagna gigantesca, è proprio al limite, è giusto innevata in alto, però è una delle più piccole della catena montuosa che vedi che va avanti per molti molti chilometri, cioè non hai visto la fine, più che altro. Mm-hmm. Beh, potrebbero essere andati, sono sicuramente andati fino alla postazione di guardia, lassù potrebbe esserci la loro tana. Non lo so, potrebbe essere, ma che dobbiamo fare? Dobbiamo aspettare gli altri due? Beh, per quanto sia controproducente, forse sarebbe il caso di aspettarli. Significa aspettare qui ore. Lo so. Sono appena partiti, eh. Beh, però alla fine sono due, hai visto anche te quelle creature, sono parecchio pericolose. Sì, vabbè, certamente non da soli non mi sembra il caso, per quanto tu sembri grosso. Sì, ma non posso essere d'aiuto se dovessero venire in più creature come quelle, soprattutto come l'altra notte. Quanto era vicino di cammino la torre di guardia, più o meno? Era poco più in alto di dove siete, però non era troppo distante. In realtà un percorso c'è che porta fino a lì, l'hai anche visto, però sarà una mezz'oretta di cammino, tenendo conto che è in salita. Beh, non sembrava troppo lontana la torretta di guardia. Forse possiamo farci un salto. Beh, tanto abbiamo, 4-5 ore? Almeno? Sì. Quindi, insomma, abbiamo tempo di andare lì, eventualmente, riposarci. Allora direi che forse, se dici che non è troppo distante, potremmo arrivare fino alla torre di guardia. Va bene. E da lì guardare se troviamo delle impronte o addirittura dei segni o una cava. Potremmo anche semplicemente trovare la tana. Speriamo di no, perché sarebbe un problema. Beh, però la ricerca sarebbe finita. Dovremmo solo aspettare loro. È vero. Va bene. Avviamoci intanto, dai. Okay. Tanto qui non c'è niente da fare, è tutto distrutto. Ok, prendo la mia ascia, la impugno e pare inizio a andare verso... Che direzione devo seguire? Lassù, verso la montagna. Ok, e mi incammino. E ok, dietro, un attimo, eh.
Sì, sì. Quindi camminate e cominciate ad andare appunto verso la montagna. Il percorso è battuto, potete tirare sopravvivenza se volete. Ok. Madonna. 12 e 8. E boh, non sembra, non mi sembra di vedere nessuna traccia su questo percorso. Più che altro sembra troppo smosso, non riuscite a capire bene se qualcuno ci è passato di recente. Ok. Quindi in realtà camminate tranquillamente fino alla cima della montagna. Ecco, una cosa che vi sorprende, ma non è che la cosa che vi sorprende, che il silenzio, c'è un silenzio assoluto. Non c'è vento, non c'è niente, tranquillissimo. Animali? Versi, cinghiali? Allora, sì, in realtà no, non sembra esserci neanche animali. È un po' strano. Sì, questo silenzio non è di una foresta, o comunque è troppo silenzioso. Non è come se ci fosse qualcosa di anomalo. Si saranno spaventati gli animali al passaggio. Sì, ma non è normale un silenzio del genere. Neanche il vento. Non c'è neanche il vento, vero? No, sei tranquillissimo. Non c'è neanche il vento, è difficilmente in montagna. Non tira un alito di vento. In effetti è una situazione abbastanza strana. Continuiamo, guardiamo dove arriviamo. Ok. E camminate. E arrivate appunto al piano. In realtà abbastanza senza problemi. Il percorso portava proprio lì. Vedete, comunque il percorso continua. Non a salire, però continua più o meno sullo stesso livello. E sembra cercare di creare una specie di passo sulle varie montagne. Ok. E arrivate lì al percorso. Arrivate lì alla postazione. Alla postazione, e vedete che è completamente devastata. Sembra quasi esplosa per quanto l'abbiano spolpata. Ci sono praticamente solo le mura. Il tetto è completamente sfondato. E non sembra esserci nessuno. Sembra ci fosse un falò. Comunque, un grosso falo, cioè sembra fatto appunto che servisse appunto per essere acceso, per magari mandare qualche segnale di fuoco da qua, magari si potrà vedere anche addirittura, in realtà da qua riuscite a vedere anche la città, per quanto non siete troppo in alto. Ok. E più o meno capite che qua era un punto di segnalazione, però okay. Il faro è spento, non c'è nessuno, la casa è devastata. Posso provare a entrare dentro? Se volete cercarvi intorno, tirate a indagare. Certo. 10. 17. Allora, una volta dentro, o fuori, non so, te volevi entrare dentro la sala, giusto? Sì. Allora, dentro vedi che era una piccola, appunto ci sono due letti, un tavolino, una scrivania, tutto buttato all'aria, e vedi macchie di sangue per terra, deve esserci stato un combattimento qua, però, e vedi le scie di sangue che sembra appunto che abbiano trascinato via il corpo fuori, e effettivamente poi continua fuori, però fuori, essendoci terriccio, in realtà non vedi più niente, però hanno chiaramente trascinato fuori un cadavere qua, o più di uno, non ne sei sicura. Ok. Kelt invece, che sei fuori o sei anche sì, dentro? Sì, no, sono fuori. Noti che c'è un percorso non battuto, quindi non sembra essere fatto da una civiltà. Ok. Però appunto sembra che si sia creato un percorso che va verso il sale sulla montagna,
è un po' ruvido, ci sono, è composto da grossi massi che per una persona di una statura media potrebbero essere un pochino più complicati da arrampicarsi. Però in realtà anche per te, che sei anche abbastanza alto, è un pochino più complicato, però ce la fai. Ok. Kelt, cerco, chiamo Kelt, vado verso fuori. Dentro c'è una scia di sangue. Continua fuori, ma non riesco a trovare dove sta proseguendo. Mi sa che hanno portato via qualcuno. Forse per mangiarselo. Spero fammi, di no. Oddio. Fammi vedere la traccia. Ok, lo porto dentro e gli faccio vedere la traccia e fin dove si perde. Posso provare a fare sopravvivenza sull'esterno? E... o, sì, o è puoi, proprio... tirare, puoi provare, puoi provare. Ok. Tira, tira pure. Su dove si perde la traccia? E su fuori. Niente. 8. Fuori, l'unica cosa che puoi capire è che probabilmente... boh, non sai perché bene non l'abbia lasciato traccia. Beh, è strano però. Potrebbe essere il tempo, potrebbe essere che l'hanno pulito, potrebbe essere qualsiasi cosa. Magari se lo sono caricato addosso. Però, ecco, una cosa in realtà che... in realtà una cosa che notate dal sangue è che non è molto freschissimo. Ok. Beh, forse l'unica cosa è... che sia passato che sia passato qualche giorno o comunque basterebbe una giornata, penso, per far sì che il sangue risulti rappreso. Sì, appunto, e quindi forse con il fatto che non lo so, si sia increspato. Beh, probabilmente si sono cancellate le tracce per il tempo. Però ho trovato un'altra cosa. Di là, verso che sale verso nord, c'è un passaggio o comunque un terreno che non è battuto, ma si vede che c'è, che è come se fosse un sentiero. Però penso che avrei difficoltà anche io a salirci. Probabilmente quei cosi potrebbero salirci bene. Ok, io riesco a vedere qualche traccia di piedi, cose varie che sale verso questo sentiero. Tira sopravvivenza anche te allora. 4. Yuhu. Ehi, ci sono le tue tracce! Che bello! Oi oi. Non vedo altre tracce, quindi immagino che siano passati di qua. Boh, forse l'unica cosa è aspettare gli altri due e proseguire o verso nord oppure riuscire a trovare delle tracce, anche se è complicato, è passato troppo tempo da quando è successo. Posso provare a mandare Orione? Guardo un po' se riesce a vedere qualcosa. Beh, se riusciamo a vedere qualcosa. Beh, se lo puoi fare, allora fallo pure. Ok, io ci riprovo a guardare con gli occhi di Orione. E lo mando su verso il percorso. Ok, aspetta un attimo. Sto leggendo un attimo. Vado. Sì, questa situazione non mi piace per niente. Neanche a me. Non so se è stata una buona idea venire a cercare Alazzi.
Io ne ho bisogno. Ci sono, ci sono. Ok. E allora, mandi Orione e lui comincia a salire. Qua più va in alto, più comunque lo senti che ha problemi, perché comunque ci sono venti forti più in alto. Sale in alto e appunto incomincia a vedere che effettivamente alla fine di questo scalata, possiamo chiamarla in realtà, c'è una caverna, però non vedi niente. Cioè non vedi nessuno, ecco, più che altro. Ok, allora, c'è una caverna, quindi penso proprio che siano verso di là. Beh, se c'è una caverna probabilmente sì, potrebbero essere lì. L'unica cosa da fare ora è... tornare al villaggio. Sì. E aspettare gli altri due. Ah, odio aspettare. Non è per niente un buon piano questo. Stare a aspettare. Non possiamo fare altro. È abbastanza frustrante così. Vabbè. Beh, se abbiamo salvato una vita, forse aspettare ne... col vecchietto? Ne è valsa la pena. Secondo me neanche ci è arrivato. Stava troppo male. O anche se ci è arrivato, ave chissà gente. Che cos'ha. Beh, magari cosa... infesta tutta la città. Ta-ta-na-na. Io l'avrei lasciato morire qui. Personalmente non mi interessa. L'importante è che io non lo abbia sulla coscienza. Abbiamo fatto il possibile e i due... come si chiamavano? Jared e Jorros? Sì, esatto. Loro sono andati a portarlo, ok? Se c'è arrivato o è morto qualcuno... va bene, va bene. Non si può fare altrimenti, quindi... Torniamo, dai! Torniamo, sì, in quel villaggio distrutto. Ok, beh, ci mettete un'altra mezz'oretta per scendere. Però non avete nessun problema a riguardo. Abbastanza... Non sembra... Ve la ripeto, silenzio assoluto, non sembra esserci nessuno. Quindi, arrivate al villaggio ed è lo stesso spettacolo di prima, completamente devastato, e il silenzio... Che ore sono? Allora, più o meno è ora di pranzo, più o meno. Ok. Poco prima, via. Sarà tipo le 11. Te hai delle razioni? Sì. Anche se potremmo anche cercare di cacciare qualcosa, magari. Sì. Un po' meglio delle razioni. Per tenermi occupato. Vado a cacciare. Tu, se vuoi... vieni con me, se no rimani qui qua. No, sto qua. Vado. Ok. E vado a cacciare. Tira sopravvivenza. Vediamo se non faccio 5 di nuovo. Eh no. 21. Ok. Allora. Per il cacciare è importante questa cosa. Sì, sì, infatti. No, vabbè, vedi, entri dentro il bosco. Che, ripeto, c'era un piccolo boschetto qua, qualche alberello qua e là, non è molto grosso, e noti che in realtà di tracce ce ne sono parecchie, però sembrano tutte che siano andate, che stavano correndo e che stavano andando parecchio veloce, quasi scappando. Però noti che delle tracce di coniglio invece si sono rintanati dentro appunto la tana di questo. Puoi tirare, non so, come lo stani. Beh, direi che preparo una trappola. Ok, con cosa? Con la mia ascia. Con la mia ascia! To!
No, in realtà vorrei prendere tipo un pezzo di corda Ok. e metterci un pezzettino piccolissimo, tipo di razione che c'ho, proprio È piccolo solo piccolo. carne. Vabbè, semmai c'è il coniglio mannaro. No, diceva, solo di no. E, no, beh, ci sarà un qualcosa tipo pane. No, comunque per farla veloce tendenzialmente ce la fai tranquillamente. Ok. No, non perdiamo troppo tempo alla caccia Ah, perché. io mi ero Come? preparato tutto il piano. No, Pazzesco. ce la fai, ce la Che fai riesci a sarebbe cacciare un fallito coniglio. miseramente. Adesso momenti di Sicuramente. caccia. Lo Lo so, so, i momenti di caccia sono importanti, ma andiamo avanti. ok. E una volta che a quel punto ho preso un coniglio. Il coniglio scalcio, vedi che è un coniglio maschio e non sembra esserci nessun altro nella tana in cui l'hai stanato. Ok. Vabbè, lo ammazzo. Vedrai che devo fare. No. E torno da Cassandra. Ok. E niente, Cassandra, ti vedi appunto che è il tuo ritornare con questo coniglio schiattato Ok, io ormai. nel mentre ho acceso un fuoco. Con la magia, immagino. Sì. Sì, tranquillamente. Si sa mai. Beh. E quindi che fate? Aspettate che tornano? Sì, intanto cucino il coniglio, mangiamo, anche se non, Ok. chiaramente, un coniglio in due non sarà proprio Ah, tanto, però come alla fine. no? E te quanti carini mangi in famiglia, Oh, scusa, io eh? sono 1,95 m, peso. Cioè, io penso che un coniglio da solo lo mangio. Vabbè, Io sono 1,93 m e un coniglio da solo forse. Wow! vedi? È un buon pasto. A me basta una coscia. Vabbè, allora il resto lo mangio io. E comunque sì, aspettiamo. Ok. E in realtà aspettate solo un'ora, che un po' mi sorprende, li rivedete tornare senza nessuno. E con la brandina. No, ah sì, con la brandina vuota. Sporca di sangue, immagino, perché ha perso Non ci sangue. avete ancora fatto caso. Ok. La Allora, poi faccia un po' appunto sconvolta. tornate e vedete loro che si stanno Sì, facendo anche la pipì. mia faccia un po' sconvolta. Probabilmente quella faccia un po' sconvolta. Vabbè, il Jorro sa sempre questa faccia, quindi. Sì, è vero, io ho sempre la faccia un po' sconvolta. Quindi, anzi, è più tranquillo del solito. Com'è andata? Prego, Charles, Che a sono te quelle la parola. facce? Beh, come dire. Come direste voi? È tipo morto. Ma strano. Ma strano, forte. Abbastanza, sì. È morto? Beh, sono già tornati. O Tipo, l'hanno era vivo, seppellito da aveva la qualche febbre. parte e ucciso. No, Era non vivo, abbiamo aveva la ucciso nessuno. febbre. Da E blef. poi è morto di ghiaccio. È morto ghiaccio? Sì. Cosa significa? Cioè, in che Cioè è morto senso? congelato, ma Ma prima, un attimo prima, era tipo bollente e aveva la febbre. quanto tempo fa è morto congelato? l'avevate coperto? Siete partiti Sì. da qua che era coperto? Sì, Sono ma anche non si assicurato che muore fosse ben congelato in coperto. un'ora. Non è L'ho possibile. fatto, vero, Giari? Sì, allora, era molto ben coperto. E c'è stato un piccolissimo fatto un po' particolare. È Tipo? iniziato a sanguinare dagli occhi e Ah, cioè, è vero. a urlare tipo che la valanga si fermava col sangue sporco. Ma forte. Io mi ricordo di qualche patologia per cui si sanguina dagli occhi. Tira guarigione. Medicina, scusa, non c'è guarigione. 17. Grande. Vieni con noi. Un paio di patologie ci sono, ora le cerco su Google. Ora cerco su Google. Sì, sono medicine, sono malattie però un po' rare, ecco, mettiamola in questo modo. È un po' strano Nel mio villaggio. per sì. Il diabete. Beh. Cioè,
cioè, la neurite ottica, l'ebola, se no anche, però ma... ecco, sono un po', è un po' fuori continentale probabilmente. Ma aveva la febbre? Sembrava stato dolente. Sembrava, sì. Diciamo che non l'abbiamo ben capito. Come non avete ben capito? Abbiamo messo la mano sulla sua fronte, ma non so, non mi sembrava... Si non fa so, con le capito. Labbra, con le labbra. Lo dovevo baciare. Beh, direi che la sulla cosa... fronte, sì. Direi che la cosa principale non è se aveva la febbre o cose così. Ah, e poi è morto con una faccia terrorizzata, mentre sì, un attimo prima non era terrorizzato. È okay. Congelato, tra l'altro, congelato come è se morto fosse morto congelato. Da chissà quanto tempo. Ok, aspettate un attimo, quindi... Avete anche voi parlare? Cioè, avete visto che sembrava vivo quando abbiamo portato via? Sì! Sì, beh, era... Sembrava delirante! No, sembrava una mummia, esatto. Sembrava tipo una mummia di ghiaccio di chissà quanti anni fa. Ah, ok, non era... fresco, di no, morte. No, si è trasfigurato. No. Era proprio ghiaccio. Parolone. Il mio 12 intelligenza. L'unica cosa che mi venga in mente è o la magia. C'era molto col sangue. Non so, sì. Può darsi, la magia può darsi. Io non conosco incantesimi del genere, però può darsi. Sono quelle creature lo hanno ferito e gli hanno si sia infettata di qualche malattia, ma di qualche malattia rara probabilmente. Sembra molto strana, cioè che fa questo effetto particolare di sangue dagli occhi, deliri e poi congelamento. Beh, sicuramente la magia è rimasto incosciente tutto il tempo. Allora vi descrivo facilmente di più fedelmente possibile la scena, perché me la ricordo molto bene, mi è rimasta ben impiantata nella memoria, diciamo. Allora, non si stava andando, io e il mio fidato amico Joel Rhodes, che ormai è amicone, vedi, io e lui. Non mi toccare. Comunque, stavamo andando e a un certo punto ci siamo accorti che delirava e abbiamo dato colpa alla febbre, nonostante... non avessimo ben capito con la temperatura del corpo che fosse febbre. A un certo punto mi sono accorto che stava sanguinando dagli occhi. Forte, abbastanza forte. E io ho pensato al fatto che avesse delle visioni. Quindi che fosse una specie di veggente. Sai, non conosco questo posto, quindi magari in questo posto i veggenti vedono il futuro in questo modo. Come hai fatto a pensare che fosse un veggente? Solo dal sangue dagli occhi? Perché diceva anche della... tipo la valanga si ferma col sangue sporco. Esatto, la valanga si ferma col sangue sporco, quindi magari vedeva o nel futuro o nel passato, insomma, aveva delle visioni. Potrebbe... Io pensavo ce l'avesse con noi, perché all'inizio diceva solo sangue sporco, pensavo ce l'avesse con noi perché siamo mezz'elfi. No, io credo non ci avevo pensato sinceramente. Potrebbe però effettivamente è un'interpretazione. Forse voleva che noi fermassimo col nostro corpo la valanga. In ogni caso, tutto quello che voleva non lo sapremo mai, perché poi poco dopo ci siamo ritirati e così dal nulla è morto, ma diciamo è come se fosse trasfigurato. È diventato da essere vivo e vegeto e che sanguinava dagli occhi, rubicondo sulle guance, a che fosse una... mummia. Secondo me sicuramente è magia a questo punto. Sì. Però non lo so, avrei bisogno di fare una ricerca in biblioteca. Che è il tema, che tu sappia. Sì. Qui i veggenti funzionano in questo modo? Beh, personalmente non ho mai avuto a che fare con un veggente. Ah, okay. Nella mia tribù non c'era. Beh, io quello che ho pensato perché ho detto... c'era il letto circondato di cibo, comunque era tenuto bene. Effettivamente potrebbe deve essere una figura di rilievo di questo villaggio. Effettivamente potrebbe essere che una
una visione si sia spinta troppo oltre e abbia, gli abbia iniziato a friggere il cervello. Stavo pensando una cosa. Noi abbiamo trovato quest'uomo steso a letto con un sacco di cose intorno a lui. Ciao. A me ricorda un po' un qualche rito funebre per seppellire le persone. Ah. No. Quindi tipo lo stavano seppellendo? Cioè tipo un rito funebre per poi... Forse era già morto. Beh, ma noi effettivamente... Ma sembrava morto quando l'abbiamo preso. Ma noi, esatto. Ma se era... Se è stato soggiogato da una qualche magia, magari era morto ed è tornato in vita. Non lo so, ragazzi, non lo so. Io dovrei fare delle ricerche. La... Morti dove li lasciate nelle La magia nelle può fare questo. La magia può fare tante cose se si è potenti. Beh, però non... Sicuramente questo non è un bel posto in cui stare. A me sembrava più una richiesta tipo di tipo qualcuno lo aiuti, se qualcuno lo trova lo aiuti. Ah. Beh, comunque fatto sta che ormai le nostre risposte non potranno essere mai soddisfatte. È morto. E noi, mentre siamo stati qua, abbiamo trovato una caverna poco distante da un posto distrutto come questo villaggio. Ok. Non siamo entrati dentro la caverna, ovviamente, aspettavamo voi. Ok, io comunque non sono messo benissimo, diciamo non me la sento di affrontare il nemico nelle mie condizioni. Sono abbastanza ferito. Vuoi riposarti? Beh, sicuramente affrontarla domani potrebbe essere la situazione migliore, ma io non dormirei in questo villaggio. Però... Dove? Cioè... Vorresti tornare fino laggiù? Non credo che non ci facciano rientrare. No. Pianterei la tenda fuori dalla strada. Però una cosa potrebbe essere ottima. Non si aspetterebbero mai di trovare qualcuno vivo in un villaggio ormai distrutto come questo. Se esatto, accampiamo... non ci passano nemmeno. Esatto, se ci magari vigesse bene... una maledizione in questo villaggio. Io ho paura di una maledizione. Una maledizione. Io credo siano semplicemente passati quei troll. Allora, beh, le case distrutte è chiaro che hanno qualcosa di grosso le ha distrutte. Ma quanto sembra una grossa maledizione? Cioè, nel senso, sembra recente una grossa la distruzione? Nel senso, sono tracce recenti che abbiano distrutto. Ok, non in giornata, ecco, però massimo un paio di giorni. Ok. Ah, possiamo rimanere qua. Tentiamo però, una dentro una casa. Però teniamo comunque gli occhi ben aperti. Ah, su quello non c'è dubbio. Ok, io mi metterei a cercare una casa... Sicuramente non quella del vecchio. No, direi proprio di no. Una casa un po' più... Boh, in piedi. Ok. Sì, praticamente 5 case. E ce n'è una che è un po' più sul dietro. L'avete già visitata, però non sembra essere molto distrutta. Sembra semplicemente che sono entrati dentro e hanno preso tutto quello che c'era. Ok. E c'è anche qualche letto? Cioè tipo... Ah, tra l'altro la casa del vecchio in realtà sarebbe quella migliore. Però se mi dite no, la casa del vecchio non è la casa. No, vabbè, perché non fate la come del volete. Vecchio. Non lo so. Mi ha inquietato a me la scena, sinceramente. Non so quanti bei sogni riesco a fare stanotte in quella casa. Beh, non faccio bei sogni da sempre, ormai, da tempo. Ma come? Va bene. Sognare bene è importante. Beh, infatti non dormite voi, siete dei cazzo di elfi. Siete elfi, però potremmo cercare... Però potremmo cercare delle risposte forse anche nella casa del vecchio. Forse ma... potrebbe esserci qualche libro o qualche esatto. informazione. Mi sembra un'ottima idea. Cercare.
Andiamo alla casa del vecchio, allora. Ok. Non tanto non dormiremo ora, immagino. No, esatto. Non era meglio l'ora di pranzo? Sì. Sì, è passato un'oretta o due, massimo. Ok, andiamo alla casa. Quindi siete alla casa del vecchio. E ora che rientrate di nuovo, fa freddo dentro sta casa, ma parecchio freddo. Più freddo che rispetto a fuori. Sì, si sta... Più freddo di quando ci sono entrato prima. Esatto, anzi è strano, sembra quasi si stia... piano piano però sembra si stia acclimatando al clima fuori. E quindi si sta riscaldando per quanto fuori fa freddo. Qua faceva ancora più freddo. Ok. Beh, anche questo è strano. Quando sono entrato prima a prendere il vecchio non era così... No, potrebbe essere legato all'incantesimo che c'era sul vecchio. Sembra un'ottima deduzione, baby. Un apparente... come se fosse... ci avessero fatto vedere un pezzo di qualcosa di non vero. O il passato. Magari prima era... non lo so. È come era prima che succedesse qualcosa relativo alla valanga. Mentre loro parlano, io cerco se c'è qualche libro, qualche scaffale con dei libri. Tira a indagare. Indagare. 13. Beh, la casa in realtà è abbastanza scarna. C'è il letto che sembra molto buono, comunque. E... non sembra esserci un cucinotto, però libri non ne trovi. Trovi qua e là qualche pezzo di carta, ma non sembra esserci scritto niente. Poi sembrano anche particolarmente vecchi questi pezzi di carta. Sembra che è una stanza. Sembra sia fatta apposta per... quanto hai fatto, scusa? 13. Niente, sì, sembra appunto... cioè, e rivedi le offerte, ormai è anche un po' andata male che... le offerte, via, le cose lasciate al vecchio che stavano sotto la coperta, però i libri non ne trovi. Beh, ti do una mano, se vuoi. Io vorrei fare una cosa, vorrei cercare nelle offerte, quindi insomma, sì? Se ci sono, se per caso ci fossero dei biglietti, dei messaggi, anche semplicemente un tipo rimetti o qualcosa del genere. E in realtà non ci sono troppe cose, però insomma non trovi nessun messaggio. Sembrano tutti cibi che fatti apposta per insomma per essere mangiati facilmente, però non trovi nessun messaggio. Ok, volevo guardare sotto il letto e sotto il materasso. Ok. Sotto al letto non trovi niente, sotto al materasso trovi, aspetta, un piccolo idolo, aspetta, sembra tipo, sta cercando l'immagine. Piccolo idolo. Ora guardiamo come quest'idolo. Comunque è strano che sia anche sulla casa l'incantesimo. Ma dipende dall'incantesimo. Io non ho studiato abbastanza. Una piccola testa, solo la testa, con gli occhi scavati, cioè proprio sembrava fatta una piccola testina con questi occhi scavati dentro. Ok, mi ricorda qualche tipo di rituale o credenza? Puoi tirare arcana, però tira. Chiaramente non è delle tue parti, o di quelle che hai studiato. 22. Ok,
non riconosco, cioè non hai studiato esattamente questo, però qualche simbolo che vedi sopra sembra qualcosa appunto di divinazione. Ragazzi? Sì? Sì. C'è una testina qua sotto. In che senso una testina? Sì, direi che sembra un idolo di qualche magia di divinazione. Utilizzato per una un'altra magia. Un'altra cosa che noti, che probabilmente noti che comunque è attaccata a un filo, e a questo filo sembra ci sia un anello, come se appunto ce ne fossero stati attaccati altri. Ok, aspetta, quindi la testina è attaccata a un filo, il filo è attaccato a un anello. Esatto, c'è questa testina e c'è una specie di è un ciondolo in pratica. Ok. C'è una, tipo un portachiavi, però non ci sono altre chiavi. Però ti fa immaginare che ce ne possano essere. Quindi non porta le chiavi, ma porta... Ok, sì, direi... Porta chiavi. Esatto. Direi che sembra un idolo di una qualche magia di divinazione. Non lo cosa so. Cosa significano magie di divinazione? Cioè, sono magie che possano andare a vedere il futuro. Ah. Beh. Ok, okay. Non lo so, Quindi... è una mia sensazione, però... Boh, lo vedete questo anellino? Sì. Sì. Secondo me ce n'erano attaccate altre. Non lo so. Sembra così. Magari stava nascosto sotto il letto per non farlo rubare. Beh, o magari potrebbe... aumentava i poteri del vecchio. O magari, magari il vecchio lo usava per amplificare le sue visioni. Io esatto. Direi che casto identificare a questo punto. Ok. Ce l'ho. Madonna. Un attimo, sto leggendo identificare esattamente cosa dice. Certo. Ho preso un po'. Ho fatto bene, ragazzi. Che culo. No, vabbè, che culo. Che culo. 4 e 8, che botta di culo. Che plateri. Ok, quindi intanto la stacco dal filo sì. E me la rigiro un po' tra le mani, perché fino a quel momento mi aveva fatto un po' schifo toccarla. Ok, beh, è un po' vecchia effettivamente, come cosa. È una testina intagliata? È intagliata in legno. Ok. Ed è piena appunto di simboli. Meno male, sì. Non so perché, ma mi immaginavo le testine, quelle che si fanno rimpicciolire. A voodoo, sì. Sì, anche io pensavo quelle. Che ci stava, tantissimo. Che schifo. Data la cosa molto inquietante, ci stava. Allora, sembra è un oggetto magico, sì. E sembra che sia carico di una... possa appunto utilizzare una magia una volta sola, ed è la magia, aspetta, come in italiano è la magia, beh, dici tanti nomi in inglese, no, aspetta, no, me lo devo dire in italiano. Forse non... Vabbè, auguri. Auguri. E sembra appunto è una volta utilizzato sembra si dissolve o si spacca, insomma. E auguri, se non sapete cosa fa, ricevete praticamente un presagio da un'entità esterna riguardo il risultato di un specifico corso di azioni che farai entro 30 minuti. Chiaramente la risposta sarà è un po' vaga, però tendenzialmente ricevete una specie di appunto
presagio. Okay. E può essere usata da tutti, non deve essere per forza un mago utilizzarla. Ah, okay. Però è buono uso e una volta utilizzata si consuma il... Ok, ok, beh, riesco a vedere che praticamente è una magia che dà la possibilità di fare un presagio riguardo a una certa azione che dovrebbe avvenire entro 30 minuti, entro una mezz'oretta. Non utilizzato. Ok. Yeah. Una volta sì, una volta utilizzato. Forse è quello a cui si riferiva il... la valanga si ferma con il sangue sporco. Quindi dici che abbia utilizzato uno di questi? Penso di sì. Però hai detto mezz'ora. E noi è passato... più di mezz'ora, sicuramente. Di mezz'ora. No, quando lo utilizzi... cioè, se decidi di utilizzarlo, lanci la spell, non è che è già attivo. Sì, ma la spell ci vuole mezz'ora? Un'azione che farai entro mezz'ora e ti dirà il risultato di questa azione. Aspetta. Magari ho usato qualcosa di simile. Magari ha usato una testa come questa. Forse ne aveva di più. Però... beh, che la... alla fine tornerebbe anche, forse la visione che ha visto è stata troppo traumatizzante e è finito con... visto che era già messo male. Probabilmente sì. Magari. Però non spiega questo, la casa, il freddo. Beh, okay, certo. Sentite che il freddo piano piano si dissolve e ora incomincia ad essere una temperatura sempre fredda ma normale. Magari non è un altro tipo di magia, quella semplicemente era un altro asso nella sua manica e magari... abbiamo portato a giro uno stregone potente che si teneva in vita solamente tramite questo posto. Vero. Ma questa ma non conosco la magia. Questa perciò... magia non è obbligatoria, cioè non la deve usare per forza un mago, quindi non è okay. Detto che il vecchio fosse un mago. Vabbè, in ogni caso, noi siamo vivi, no? Sì. Per ora. Per ora. Però non abbiamo trovato nessuna... però non abbiamo trovato nessuna risposta qua. Quindi direi che l'unica cosa... ma non abbiamo cercato a fondo. Beh. Continuiamo a cercare. Cerchiamo bene, allora. Provo a cercare indizi su questo... su cosa potesse essere la... il tizio io a far congelare tutto. Tira indagare di nuovo. Di nuovo non mi tira 11. Boh. Non c'è tipo un condizionatore cosa impostato male. No, anzi, non dico, le finestre sono anche ben chiuse. Io invece sì, cerco di ghiaccio nulla. Hai trovato qualcosa, Jorrotz? No. Allora le finestre sono ben chiuse. Magari per capire chi fosse questo tizio. Magari c'è qualche indizio, c'è qualche suo diario. Non lo so. Castandra... aspetta. Non ha... beh, non so se te l'ha detto, però non ha visto nessun libro, eh. Magari che non ha visto lei. Non lo so. Beh, vabbè. Ci vediamo, Castandra. 15. Non trovi nessun libro. Ma no, in generale, qualche indizio per capire chi fosse il vecchio. Sì, sì. In realtà, anzi, è strano, sembra molto anonima come casa. È anche strano, non ci sia neanche scritto un nome, niente di niente. Proprio niente non trovi. C'è scritto niente davanti, dentro la casa, né fuori dalla casa. Una casa anonima. Non c'è neanche un effetto personale. Questo è molto, molto strano. Ma te noti qualche magia su questo posto, Cassandra? A parte questo idoletto. Se tocco le pareti della casa mi rendo conto di qualcosa? Cioè, se magari è reale o non reale. Ah, sì, sembra reale, molto reale. È una casa. È una casa. È di legno. È di legno.
E ora in realtà la temperatura è normale. È una casa, ora letteralmente è una casa normale. Ma spoglia. È un piano solo, vero? Chiaramente. Sì, 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 sì. Ok. Non credo ci sia, non ci possa dire molto altro questa casa. Beh, voi continuate a cercare, io andrò fuori a prendere dei legni da bruciare. E bisognerà anche cenare. Ti posso dare una mano? Sì, però prima ho cacciato, è abbastanza complicato. Qualcosa ha spaventato la fauna del posto. Ah, ok. Comunque, se volete cacciare sarebbe meglio andare prima che faccia buio. Non lo so, mi sembri un più valido cacciatore di me. Sei te l'esperto del posto. Dici che è meglio usare le nostre razioni. Posso provare anch'io a cacciare. Beh, possiamo andare a provare a cacciare qualcosa. Al massimo le razioni possono essere in caso non troviamo niente. Va bene. Esatto. Voi che siete più agili cacciatori di me, potete andare. Io vado a cercare un po' di legna, va bene? Vengo con te allora, Jared. Non sono Vai. Tantissimo bravo a cacciare. Va bene. Ok. Andiamo. Bravi, ragazzi. Allora, dato che potete fare tutti tirate di sopravvivenza, però comunque tendenzialmente non sarà una cosa tranquilla. Beh, io ho fatto triage di sopravvivenza. Ok, non trovi niente. Questi legni si nascondono proprio bene. Cavolo, anche io ho fatto due. Ok. Sei incazzato, siete lì. Cercate di ma non c'è nemmeno un ramoscello per terra. Ma è possibile? Spaccheremo le case. No, io ho fatto anche 14, Un'altra lepre riesce a trovarla, sempre rintanata. Anch'io ho fatto 14, Ha trovato una lepre a testa, toh. Yay. Beh, meglio che niente. Anzi, in realtà è anche abbastanza facile, perché sono tutte dentro la tana, e una volta uscita vedi che sono un po' spaesate, e quindi è riuscita a catturarle anche abbastanza bene. Ok. Che hanno fatto queste lepre? Beh, comunque sarà una scena, dovrebbe bastare teoricamente. Sì, sì. Quindi, perfetto. Torniamo allora. Sì, sì, quindi passate la notte lì in pratica? Sì. Stai dicendo questo? Sì, sì. Sì, sì. Per la legna, visto che non abbiamo trovato niente noi, torniamo al villaggio e io prendo un po' di rottami delle case di legno vicine e cerco di fare un falò con quelle. Tirami forza. Perché vuoi fare un falò? Ci sarà la cucina di qualche casa. Ci sarà bisogno della legna, no? Quello sì. Sì, sì, certo, la legna sì. Forza, ciao. Sto guardando cosa potrei avere per spaccare la roba. Il mio pugnale e la spada corta. Dico forza per spaccare la legna. Forza? 7. 7? Non ci riesci. Sei inutile. Cassandra, ti puoi dare una mano? Tipo, non lo so. Sì, ti do una mano. Tipo laser? Puoi farlo a laser? Puoi tagliare la legna con la tua magia? Posso non provare credo. A spaccarla col dardo di fuoco? Prende fuoco. Un'ottima idea. E prende fuoco. Beh, magari è umida. Infatti. Si sarà umida. Ma l'asciuga, infatti. Allora, non mi sembra una grande idea. Mentre aspettiamo, però posso suonare un po' il mio flauto di Pan. Bravo. Però non faccio male, smetto a suonare veramente. Alla fine se la fa a trovare il legno, cioè, tanto è legna, non è così incredibile. Non so, però ci mettiamo tantissimo. Allora, la cosa importante è che Jared non riesce a fare niente di quello che riesce a fare. E quindi niente, state lì, se accendete il fuoco dentro la stufa della casa. La casa non la casa del vecchio, giusto? No. Sì, non la casa del vecchio. Ok. Cioè, e in realtà lì si sta anche abbastanza bene. È una casa. Yay. Ci sono un po' di spifferi, però insomma, se vi capite bene, non avete nessun problema. Dormite, fate turni di guardia. Io vorrei fare turni di guardia, ragazzi. Voi cosa vorreste fare?
No, direi di fare i turni di guardia. Assolutamente. Sì, sono d'accordo. Bravi, okay, ragazzi. Siamo tutti d'accordo. E in realtà, vi dico la verità, durante la notte non succede niente. Meno male. Vabbè, però siamo sicuri che non succede niente. Sì. Vi mangiate la vostra bella cena di lepre. Buona. Buona. E la mattina... Avete qualche storia da raccontare? No. Che Jared, tipo di meglio, storia? Meglio che tu dorma. Tanto te sei anche bello, bello provato, Jared. Sì, sono... ma mi fa piacere ascoltare le storie dei miei compagni. Io che sei tipo... Oh, avete qualche storia da raccontare? Esatto. Lo dico in questo modo, ma... Aspetterò che mi risponda le mie compagne. Ti racconta la storia della buonanotte. Perché no, ci sarebbe molto. Io sono lì a affilare la mia ascia, faccio... Jared, domani dobbiamo... probabilmente dovremo incontrare quelle creature. Meglio che tu dorma. Va bene, va bene. Era interessante capire i miei compagni di viaggio chi fossero, ma mi sembra un'ottima osservazione. Buonanotte. E ok, dormite tutti quindi? Sì. Da sì, a parte quelli che fanno turni di guardia. Sì, però, sì, si fa turni di guardia, veramente poi. Sì, sì. Niente, quindi vi svegliate a che ora? Alba? Mattina d'oltrata? Pomeriggio? Io farei le mie 8 ore. Devi fare 4 se Beh, alla fine, all'alba penso, sembra andare a letto abbastanza presto. Sì, sì, tranquillamente presto. E insomma, però la cosa importante, Caleb, è... Sì, sì, lo so. No, lo so. Appunto, io quello ti vorrei chiedere è, ce la faccio? Che vuol dire? Tirati il danno, tira il danno del coltello. No, 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 non per quello, non per quello. Quello vabbè, buona, non credo sia un danno. Tira stealth, sì sì che è un danno, ciccio. È una ferita. Che vuol fare stealth? Devo tirare stealth? Tira stealth. Se ci tieni così tanto a farlo lì davanti a loro... 18. Ragazzi, volete tirare percezione? Se ci tenete. Oh, c'è la percezione passiva. Usiamo la percezione passiva. Cioè, io sto se davanti a loro. Cioè, se lo no, fa... metto un angolino. Beh, se... Non è che metto lì così. No, io... Oh, è tirato stealth. No, io personalmente non me ne frego un cazzo, tanto sto a dormire. Quindi... Allora, niente. Io invece sì, sto sulla attenti sempre. Vai, tira percezione. Io mi sto facendo gli affari miei. Sto calcolando l'uccello. Non sono sempre attenti, ma non morto. Io al danno del fratellino. No. Sì, sì. Io sono un po' paranoico, insomma. Insomma. Ho sposto un po'. Oh, dai. Amore, è senza forza, senza niente. Che devi fare? Affari il fratellino. Avete recuperato tutti i punti vita, eh? Yeah. Cazzo, ma muoio. Allora, ma... sei scemo. Vai, uno. Se ti piace fare sta cosa, ci sono le ripercussioni, amore. Lo recupero perché dormo poi. La prossima notte. Ah, quindi rimango a 9? Sì. Ma l'hai fatto la mattina o la sera? Non ho capito. La mattina lo fa. Ma sarà un non letale, per quello che ti ho detto. No, c'è tu prendi sangue. Non mi pare giusto. Come fa le cose oggi? Comunque vi svegliate tutti belli ristorati, avete recuperato tutti i punti di vita e le magie se le avete spese. Tranne lui che si... lo vedete un po' in... si è ripreso però. E quindi niente, se è mattina, fa un po' più fresco, cosa fate? Ok, io vado, ritorno nella casa del vecchio a dare un'ultima occhiata. Siamo nella casa del vecchio. Ok. Ora no, avete cambiato l'altra. No, abbiamo ok, non avevo capito questa cosa, scusami. Allora, ho detto che Jared era inquietato da... Okay. Tutti eravamo inquietati da quella casa, tranne se fosse. No, infatti, ero io che non avevo capito. Torni alla casa del vecchio e non... Ora effettivamente sembra una casa normale, non sembra averci niente più niente di male, a parte il fatto che non c'è nessun effetto personale. Forse dovremmo distruggerla. Non ti dà più nessuna sensazione strana. Vabbè. Forse dovremmo abbatterla. No. Non starei a perdere tempo per una casa. Pace. Se anche ci fosse stato qualcosa, ormai non sembra che ci sia più.
Direi di andare alla caverna. Andiamo. Non perdiamo altro tempo. Jared, ti senti meglio oggi? Sì. Pronto. Al 100% o... Pronto e carico. Perfetto. Okay. Allora, quindi, svegliamoci. Partite verso l'avventura. Salite la montagna. Andate dritti verso la caverna? Sì, passiamo dalla postazione di guardia e poi andiamo verso la caverna. Ok. Tirate di nuovo percezione. 16. Ok. 12. 4. Vabbè, sentite, in realtà, quanto voi Cassandra e Kjeld? 12. Ok. Cassandra, se noti che comunque ora ci sono di nuovo gli uccellini. Non sembra esserci più silenzio di ieri. Oh, meno male. Era assordante quel silenzio di ieri, te ne sei accorto? Voi due in realtà sentite degli uccellini, sembra... La cosa che notate è che non sembrano... Non ce ne sono tantissimi. Sì, certo. Beh, sicuramente è tornato un pochino alla normalità la situazione. Sì, Giorros, ieri era abbastanza inquietante la situazione, non c'era neanche un rumore. Non c'era neanche il vento. Però vabbè, tutto risolto direi. È assurdo! Mi guardo intorno e vedo se c'è il fantasma del vecchio che ci segue. No, non sembra c'è. Ok. Va bene, iniziamo a salire verso il sentiero. Sì, iniziamo a salire sui massi. C'è un fantasma, non del vecchio, quindi... Esatto. E niente, salite, appunto, Jared e Giorros, vedete anche voi la postazione di guardia completamente distrutta, come hanno visto loro. E quindi andate dritti verso il passaggio? Sì. Il sangue si continua a non vedere per terra. Sì, anzi ora è anche di più rassecchito quello che stava dentro la stanza. Ok. Sì, allora si continua verso su. Sì. Su quei massi. Ok. E appunto è questa piccola sezione di massi belli grossi. Tiratemi to un'atletica così, giusto per riuscire a scalare lì. Okay. E via che si fa uno, Ma se io provo a saltarli facendo i salti mortali? Io ho fatto quello. Faccio un'acrobatica? No, io perché è sempre atletica, non puoi fare salti mortali per scalare, come cazzo fai? Tipo capra. Dovresti tirarmi atletica e naturale. Allora, quindi io ho fatto 20 naturale. Ce la fai tranquillamente. 23 uguale, quindi. Io ho fatto 4. E dato che... ce l'avete tutti. Avete fatto... Aspetta, c'è Red? 15. Ce l'avete tutti, a parte Cassandra, che è lì un po'... che rimane bloccata tra un sasso e un altro, un pochino più difficile degli altri. Qualcuno che magari mi dà una mano? Gli dà una mano te? Do una mano io. Okay. Puoi tirare la fatica di nuovo. Cassandra, con vantaggio. Ok, a 18. Ce la fai tranquillamente, con l'aiuto di Kelly. Grazie, Kelt. Di nulla. Kelt, espressività degna di... E quindi scalate... Era di Rivia a confronto. È vero, è un bardo, Fuck. Fuck. E quindi scalate e arrivate in cima. Cioè non in cima, buona, sì. E arrivate più in alto e vedete che appunto c'è una caverna che sembra entrare dentro la montagna. Però non c'è nessuno. Io voglio, se è possibile... Sembra esserci... dei disegni sulle pareti della caverna, però insomma non sembra esserci nessuno. Io, se è possibile, vorrei cercare delle tracce. E io ti aiuto. Dei disegni rupestri. Ah, e la sopravvivenza. Posso tirare un vantaggio dato che mi aiuta? Ah, sì, se vuoi.
ho fatto 11. Beh, in realtà qua non è neanche troppo difficile notare che le tracce gigantesche che avete anche visto prima in passato, di qua è pieno e sembra andare un po' in tutte le direzioni. Ok. Anche se in realtà noti che c'è una bella scia che sembra andare verso la montagna accanto. Quindi non entrano in questa caverna? Beh, ce ne sono anche un bel po' che entrano, però diciamo quelle più fresche che vedi è una bella bel numero di tracce che sembrano andare nella direzione della montagna accanto. Ok. Beh, qui ci sono delle tracce, però non vanno tutte dentro la caverna, alcune vanno anche verso l'altra montagna. Magari qualcosa è... La caverna va verso il basso, ovviamente, va verso il basso. Ok. È una discesa in la caverna. Quindi le tracce vanno, se ho capito bene, verso la montagna opposta. Cioè, beh, in realtà vanno un po'... Vanno sia dentro, però quelle più fresche che ha visto Helt sembrano andare verso la montagna accanto, come se stessero appunto... Se stavano andando verso il passo che avete visto voi, non so se vi ricordate prima. Sì, sì. Che ha visto Cassandra e Helt prima. Non ricordo che l'avevi detto. Quindi non passano all'interno di questa caverna? Beh, qualche... la maggior non quelle fresche. No, dico a loro. Le impronte ci sono, anche dentro, ma... sembrano più fresche quelle. Magari qualcosa è entrato nella caverna a dormire e poi è uscito. Ma la caverna sembra diciamo sembra appunto, la cosa che notate è che è piena di disegni rupestri sulle pareti, proprio in rosso, che mi può fare immaginare che siano fatte di... Sì, sembra stata abitata da qualche animale, cioè no, qualche bestia comunque capace di disegnare. Potete... Un troll. Esatto, è la prima cosa che viene in mente. Ok, te hai detto qualcosa, tipo qualche strisciata verso la montagna accanto. Cosa? Qualche strisciata? Sì, non aveva detto tipo qualche strisciata, era verso me forse. No, volevo dire, sembra molte, molte, molte impronte, quindi una folla di improntone, quindi, anzi, probabilmente è meglio non andare in quella direzione, cioè ti fa immaginare che la direzione in cui sono andate è meglio evitarlo. Beh, direi che forse guardare all'interno della caverna potrebbe essere una... Pericoloso? No. In realtà potrebbe essere un'idea. Di là ci sono troppe orme che vanno nella stessa direzione. Se dovessimo beccare un branco del genere ci farebbero a pezzi. Però sono più fresche. Quindi vuol dire che sono più recenti. Sono passati da poco. Non so di quanto potrebbero essere più recenti. Cioè non so di quanto sono. Beh, io sono convinto che se dobbiamo cercare quell'oracolo, dobbiamo andare verso le direzioni, verso comunque la direzione dove è più probabile che si andrà, quindi verso la montagna. Se dobbiamo morire, sarà quello il nostro destino, ma non credo che... Morire? Non credo che sia... che le stelle ci dicano che dobbiamo fare una fine del genere così miserabile. Va bene, scelta vostra. Mettiamo le voti. Io non voglio morire. Tutti muoiono. Beh, penso che nessuno voglia morire. Non vogliamo morire. Beh, si potrebbe anche dare un'occhiata. Nessuno di noi vuole morire. Alla caverna e poi siamo sempre in tempo ad andare avanti. Non lo so, il fatto è che effettivamente avete ragione nel dire che seguire quelle tracce sarebbe la cosa migliore, ma se per caso stessero semplicemente andando a procurarsi del cibo e il nostro oracolo fosse all'interno della caverna, o trovassimo dei resti da ricollegare a lui, beh, a quel punto avremmo già finito la nostra missione. È vero? Ho detto, mettiamo le voti. Io sono per entrare nella caverna.
so che è una perdita, che perderemo del tempo per stargli dietro, ma ci potremmo trovare delle risposte, o almeno potremmo, come posso dire, toglierci dei dubbi. Beh, io non voglio morire. Ho capito. Ricordati, chiaro, se polvere eravamo e polvere torneremo, quindi tutti muoiono. Polvere eravamo e polvere. Ok. Grazie. Se dobbiamo morire... John, si sente ancora che non vuoi morire. Non mi ha convinto a voler morire. Ma forse sì, dai, converrebbe forse fare una capatina nella caverna. Dobbiamo vagliare, sì, tutte le possibilità. E così sia. Ok. Quindi entrate dentro la caverna? Sì. In stealth. Va bene, e dopo mezzanotte in stealth qua la sessione, che dite? Sì, direi di sì. Non è successo molto, però almeno siamo... Ma come? Insomma, ci sono un sacco di interrogativi. È vero, c'è un sacco di interrogativi. Va bene, prossima volta le interrogazioni. E quindi finiamo qua la sessione. Non so se volete dire qualcosa voi due. Beh, allora Big direi intanto bravi tutti. Grazie, caro. Grazie. Ok, e quindi semplicemente ci vediamo al prossimo episodio della campagna di Helheim. Ciao!